Ciao a tutti! Allora, qualche tempo fa ho fatto un tutorial dove vi facevo vedere come andare a creare lo sfondo a rilievo, come ho fatto io in questo progetto, utilizzando il gesso. Nel tutorial precedente però non vi ho fatto poi vedere come vado a stendere il colore una volta che il gesso si è asciugato. Diciamo che la tecnica che utilizzo io è molto semplice, però un po' particolare perché non utilizzo nessun tipo di pennello per questo passaggio, per cui mi sembrava utile fare un nuovo tutorial. Quindi, basta chiacchiere e vediamo come si fa. Ok, allora adesso andiamo a vedere come stendere il colore sulla nostra superficie. Questa è la tela che avevo fatto per il tutorial precedente, dove vedete che c'è lo sfondo a rilievo. Allora, per stendere il colore abbiamo bisogno ovviamente del colore dello sfondo. In questo caso io ho scelto un colore scuro che nello specifico è il Deep Midnight Blue della DecoArt americana. Poi serve anche un medium per far sì che il colore si asciughi più lentamente. Questo nello specifico si chiama Drying Time Extender Medium, sempre della DecoArt americana. Questa è una boccettina un po' datata, ma comunque il prodotto all'interno è ancora ottimo. Ve lo dico solo perché adesso l'etichetta è un po' diversa. Comunque, il medium è sempre lo stesso. Se per caso non doveste trovare questo medium qui, va bene anche l'olio diluente della My Mary, che io penso di aver comprato da Leroy Merlin, quindi è abbastanza facile da reperire. Ultimo, ma non meno importante, come vi dicevo prima, io per questo passaggio non uso pennelli, ma utilizzo semplicemente due pezzi di stoffa, uno e uno due. Sono due pezzettini di stoffa che io ho già bagnato e strizzato e sono semplicemente due pezzi di una mia vecchia maglietta. Ora, io ne prendo uno e lo piego in maniera abbastanza grossolana per farci una specie di pallina. E poi prendo il secondo e lo avvolgo in questo modo. Lo arrotolo così sta un po' più fermo ed ecco qua. Voilà, lo metto qui. Ci serve tra un secondo. Allora, in un contenitore io ho già messo il nostro medium ritardante, quindi quello che vado a fare è intingo completamente la mia pallina, o questa specie di pallina, nel medium e poi lo tampono un po' per non averne troppo. Poi prendo il colore, proprio in maniera abbastanza casuale, così, e lo vado a scaricare leggermente su un altro piattino. Prendo un altro po' di medium perché temo che non sia sufficiente. Lo riscarico ancora e poi vado a fare questi cerchietti, un po' in un senso, un po' nell'altro, in senso orario, poi in senso antiorario, e vedete come si inizia a vedere molto meglio
tutta la texture dello sfondo. Poi ovviamente quando il colore inizia a scaricarsi ne prendo ancora un po', lo riscarico di nuovo in questo modo e ricomincio, prima in senso orario, poi in senso antiorario. E vado avanti. Diciamo che per questo passaggio non serve assolutamente precisione, bisogna solo ricordarsi di ricaricare la nostra pallina ogni tanto, perché ovviamente il medium tende a diluire il colore e quindi a renderlo anche meno intenso, per cui bisogna ovviamente ricordarsi di ricaricare. E ovviamente più cambiate il verso della rotazione e più otterrete anche movimento nel colore dello sfondo. Ovviamente anche se rimangono delle parti bianche ci potete tornare sopra. Ecco qua. Ricordatevi di fare anche gli angoli, che potete semplicemente fare in questo modo. Gli angoli e i bordi ovviamente. Ed ecco qua. Questa è la prima mano. Ora ci metterà un pochettino per asciugarsi, direi una ventina di minuti, e ci rivediamo tra poco per la seconda mano. Allora, la prima mano si è asciugata e quindi possiamo procedere con la seconda. A vederlo così mi sembra un po' troppo chiaro. Quindi ho pensato di mescolare due colori. Uno è il Deep Midnight Blue che ho utilizzato prima. E invece questo blu più scuro è questo colore, Prussian Blue, sempre della DecoArt americana. Quindi riprendo sempre la mia specie di pallina, la intingo sempre nel mio extended medium e questa volta ovviamente prendo il mix dei due colori. Ok, lo scarico leggermente e poi rinizio con il mio movimento circolare, prima in un verso e poi nell'altro. Ecco, diciamo che l'aggiunta del blu più scuro sta dando un colore finale che mi piace già di più. Quindi vedete che potete comunque mescolare due colori se uno solo non vi dà un risultato, insomma, che vi soddisfa. Cercate di
stendere sempre bene il colore o il mix di colori, anche ritornando sulle zone che avete fatto prima, in modo da diciamo fare uno strato sottile, perché è sempre meglio fare una terza mano, ma diciamo avere degli strati sottili di colore, piuttosto che farne uno o due molto pesanti. Ci vuole solo un po' di pazienza in più, diciamo. Ogni tanto ricarico la mia pallina con un po' di medium, perché mi ero resa conto che si era un po' seccata, e lo sentite perché la pallina diciamo fa attrito sulla superficie, per cui non riuscite più ad avere un movimento che sia fluido. Ecco qua, in un senso, poi nell'altro. E se ci sono delle zone più chiare o più scure, non vi preoccupate, anzi, questo dà diciamo anche un po' di carattere al nostro sfondo. Ecco qua. Direi che questa tonalità mi piace molto di più, perché ovviamente poi ci sarà un disegno, ci sarà un dipinto, e quindi lo sfondo scuro aiuta a far risaltare poi il disegno. Bene, anche la seconda mano è quasi asciutta e vedete che la texture o il rilievo che era stato dato in precedenza con il gesso adesso è molto più evidente, perché ovviamente abbiamo steso il colore. Se ci sono delle zone che risultano più chiare e altre più scure, non vi preoccupate, anzi questo secondo me è meglio, perché diciamo che dà un po' di carattere, un po' di movimento allo sfondo, che altrimenti risulterebbe un po' piatto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, e se avete domande, suggerimenti o ci sono altri tutorial di pittura che vorreste vedere, trovate tutti i miei riferimenti qui sotto. Ciao e alla prossima! Ciao!